Di Reson Cinema e volevo chiedere una cosa che mi ha colpito particolarmente. In conferenza stampa è stato detto che questo film non ha ricevuto alcun finanziamento pubblico. Essendo un film che comunque pone una critica al sistema, anche piuttosto forte direi, pensa che un paese come il nostro avrebbe mai potuto finanziare un film come questo, che insomma parla della discriminazione sessuale, parla della meritocrazia, parla di un sistema che è appunto malato, che è impossibile combattere. Ciao, mi chiamo Matteo Vicino, sono il regista del film. Dunque, partiamo da un presupposto. Hanno bocciato il finanziamento perché inizialmente la prima stesura era una commedia un pochino becera, che era quella che il mio produttore sognava, una commedia facilotta. Poi in fase di stesura della sceneggiatura ci siamo resi conto che non c'erano più i tempi per impedirmi di scrivere delle cose un pochino più intelligenti, e siccome mi avevano già affidato il progetto, io sono un po' un incidente di percorso, non dovevo essere io a fare questo film, doveva essere una commedia diversa da quella che poi è uscita. E quindi la regione Puglia, che ha una regione che si suppone insomma dovrebbe essere un pochino più sensibile, certo, a questi temi. Però probabilmente in buona fede hanno visto che i presupposti non c'erano, perché le esperienze produttive precedenti di Andrea magari non erano di così alto livello dal punto di vista dei contenuti, mentre gli Ruolini invece questo era un film per noi di rottura, perché io volevo dire delle cose e ho accettato di fare il film soltanto perché me l'hanno fatto dire, altrimenti mi sarei limitato a continuare a fare i miei lavori. Credo che qualsiasi film debba avere dei contenuti, certo. E questo è un paese tragico in cui la commedia non è commedia ma è farsa, e per la prima volta abbiamo cercato di fare una commedia come si faceva negli anni 70, che faceva Monicelli. L'Italia è l'unico paese che cinematograficamente, anziché andare avanti, è andato indietro. Avevamo il miglior cinema del mondo. Sì, mi è stato anche, tra virgolette, un'informazione un po' da insider, tra virgolette contestato il montaggio, perché mi hanno detto: come mai è così veloce il montaggio? Ho cercato di spiegare al mondo del cinema di Roma che se guardassero magari qualche puntate di Dexter o American Horror Story o House of Cards, di serie americane e film americani, noi siamo rimasti completamente a un altro cinema. I film italiani, tranne alcuni casi come Vicari o Francesco Bruni, mi disgustano, li odio. È quindi un giusto compromesso questo tra quello che potrebbe piacere ai critici o quello che può piacere anche al pubblico, perché riesce a divertire, a far ridere, ma allo stesso tempo a far riflettere. Sai, spero che nel film i giornalisti come voi vedano che c'è una sorta di messaggio nella bottiglia lanciato dal regista, che dice: sì, è bello ridere, è importante, attenzione, perché la commedia bisogna rispettarla, perché è molto difficile fare. Però in realtà è profondamente drammatico. Però in realtà è un film drammatico in cui non lascia alcuna speranza. La più grande imbecille che voi possiate trovare viene immediatamente assunta come caporedattrice, in cui un cattivo, qual è il ruolo che svolge Riccardo Leonelli, è al comando, in cui i poveri muoiono o vivono in sofferenza e gli inetti e gli imbecilli e raccomandati trionfano. Una situazione che in Italia conosciamo piuttosto bene. Noi, cioè, la normalità. Esatto. Noi è impensabile che il talento. E non ci scandalizziamo nemmeno più. No, però io credo che la nuova generazione deve vedere questi film e debba capire, oltre a farsi qualche risata, che deve arrabbiarsi oppure andare via immediatamente. Quindi in realtà non dà nessuna speranza questo film, perché da giovane forse quello che, guardando questo film, quello che penso, mi sa che mi conviene andare all'estero. Ma se dovessi risponderti fuori dalla telecamera direi di sì. In realtà Riccardo Leonelli, Andrea Bosca, io stesso siamo il chiaro esempio di persone, speriamo, competenti, che sono riuscite a fare qualcosa di importante. Quindi c'è speranza? No. È un caso, sono casi. La matematica è incredibile, perché ti offre queste possibilità. Io chiudo con il cinema italiano dopo questo film, perché difficilmente me ne lasceranno fare un altro. Però sono contento così. Ho fatto un primo film, che è Young Europe, che ho fatto insieme a Riccardo, che voi non avete ancora visto per una discrasia totalmente italiana. Young Europe è stato preso addirittura al Festival di Cannes. Purtroppo, essendo nato con un progetto governativo, sarà il governo a lanciarlo, e totalmente gratuitamente. Però Young Europe è un filmone. Di che cosa parla? Young Europe sono tre storie, in realtà parla di sicurezza stradale, ma guai dire sicurezza stradale o ai giovani andate piano. È un percorso che faccio con la polizia da 7 anni, è nato questo film, trovate il trailer su YouTube, tra poco sarà messo gratuitamente su YouTube. Per me è un film importante per la storia del cinema italiano, io non ne vedo come Young Europe. Un tema che ritorna anche in questo di film, quello della sicurezza stradale. Sì, assolutamente, ormai sai, ci sono 13 morti al giorno, tutti i giorni sulle strade italiane, 100 in Europa. Quando c'è un numero così importante come 13 e nessuno ne parla, oggi moriranno 13 persone, ma nessuno lo sa. Si pensa a Casini piuttosto che a Schifani, ma non a questi 13 morti di oggi. E Young Europe parla di questo in una maniera cinematografica enorme. Young Europe è un grande film.
Invece Outing parla anche del, pone al centro la discriminazione sessuale, un tema che in Italia è ancora tabù, e giusto oggi, insomma, giusto da qualche giorno abbiamo visto il nuovo Papa che adesso lo si elogia come il nuovo santo, ecco, però in realtà è quello che fino a qualche mese fa faceva delle dichiarazioni sconvolgenti sugli omosessuali, dicendo che sono il simbolo di Satana. Certo. Quindi forse un film come questo è importante. Sì, anche... sai, questo paese è il paese della memoria corta, non ci ricordiamo quello che è successo ieri. Se una persona va con una prostituta minorenne che poi tira fuori dalla prigione dicendo che è la nipote di un diplomatico, di un ministro, nessuno se lo ricorda il giorno dopo, perché il lavaggio del cervello fatto negli ultimi 20 anni è stato talmente importante che secondo me film come Outing aiutano un pochino a ristabilire la realtà. Detto questo, è una commedia, si ride, io non mi vergogno di aver scritto la battuta, volevamo dimostrare che la Puglia non ha soltanto le orecchiette ma anche gli occhioni. Ridere è bello, giusto? Certo. Mi fa piacere far ridere le persone. La satira è anche alla base della democrazia, quindi sì, no, uno dei fondamenti. Tutte proprio, non voglio dire stupide, però la bottiglia che cade dopo averla decantata come un amaro che viene dalla Patagonia, speciale, unico, a me piace, mi diverto. Cioè, quindi l'ultima domanda, un ritorno forse alla commedia all'italiana che ha reso il nostro cinema tanto illustre? No, non è un caso, è un caso. Credo che... no, io se la commedia all'italiana è destinata a diventare cinepanettone, no, basta? Sì, no, beh, assolutamente. Ci sono dei casi, Daniele Vicari di Diaz, Paolo Genovese, ci sono dei casi di Francesco Bruni, tra l'altro è il marito di mia cugina, ci sono dei casi di autori che stanno... Però sapete, purtroppo l'Italia chiede la commedia, è il cane che si morde la coda, però basta adesso. Gli italiani vanno a vedere solo Christian De Sica al cinema, quindi. Ma no, ma sai, bisogna anche saperlo fare, perché Christian De Sica comunque ce l'ha le come Massimo Ghini, quando fanno prodotti sempre le un certo livello. Però adesso basta. Ridateci il cinema, quello vero? Sì, perché ci facciamo ridere dietro a tutto il mondo. Se guardiamo un film americano, è meglio che ci andiamo a nascondere, insomma. Grazie mille. Grazie a te. Vai. Sono Irene di Recen Cinema e volevo chiederti, hai parlato in conferenza stampa del riscatto del sud. Se volevi approfondire un po' questo argomento, cioè cosa intendi per appunto il riscatto del sud, che in realtà molte volte è tanta la male nei film e non solo. Beh sì, cioè intendevo un riscatto a tutto il mondo in maniera molto semplice, nel senso che diciamo si stava parlando molto di situazioni produttive, di finanziamenti. Io volevo appunto parlare dell'aspetto dal punto di vista passionale del film e poi di un sud che mi riguarda, nel senso che comunque in Italia il sud non, in passato non è sempre stata un'arma vincente, non è come adesso il sud era così valorizzato, era segno di arretratezza, di persone che devono cambiare tanto di se stesse per fare questo lavoro e quindi come dire, poco avvantaggiato. Invece adesso ci troviamo davanti a un sud che è molto preso di mira, nel senso ci girano un sacco di film, soprattutto di Puglia, e gli attori sono utilizzati molto di più, quindi queste cose mi fanno piacere, oltre ad essere l'emancipazione, in questo caso e in altri casi che mi hanno riguardato, l'emancipazione di una ragazza giovane che viene da giù, insomma di umili origini, comunque come connotazione il sud è sempre un po' più indietro rispetto alle umili origini di altre regioni che fanno parte di alcuni di noi, quindi un riscatto a tutto tondo. E come ti sei trovata a interpretare questo personaggio che insomma è un po' pazzo per certi versi, questa fidanzata un po'... Questo personaggio è un po' inizialmente un po' ostico, un po' puntiglioso, un po'... Però alla fine salva la situazione. Però poi crea questo aiuto fondamentale, quindi come dire, mi sono divertita perché sapevo dove arrivava, quindi ho spinto sin dall'inizio per creare un contrasto più forte. Poi come tutti, no? Luci e ombre, quindi ad un certo punto si scatta, diciamo. Ma c'è stato spazio sul set per l'improvvisazione o avete seguito strettamente? No, abbiamo... c'è stato spazio per i confronti in fase di sceneggiatura, in fase di diciamo, sceneggiatura in fase finale. Però no, invece no, sul set abbiamo seguito il nostro copione, in distanza, a parte qualcosa e potevo uscire, ma l'improvvisazione no. E insieme agli altri membri del cast come ti sei trovata? Abbiamo sentito il regista in conferenza stampa che ha detto che comunque tutti hanno collaborato. Assolutamente sì, con tutti gli altri meravigliosamente bene, comunque cioè da Giulia, con
cui c'è una forte complicità, Nicolas, ad Andrea, con il quale abbiamo lavorato per 3-4 volte finora, quindi insomma molto molto bene. Per quanto riguarda i tuoi progetti futuri, dove ti vedremo? E in autunno, a parte la serie che sta andando in onda dei Camorristi, in autunno uscirà il film di Rocco Papaleo, la sua opera seconda, una piccola impresa meridionale. Quindi ci vedremo lì. Ora ci vediamo il 28. Grazie del tempo che ci dedichiamo e buona fortuna. Ciao. Ciao, sono il nome di Recensina, posso darti il tuo. Ma certo. L'amicizia è un tema importante di questo film, sì. E quello che ci ha colpito è che difficilmente viene rappresentata fra due maschi, sì. Perché comunque il concetto di virilità, no? Sì, sì. E quindi se ci vuole la tua opinione, è un messaggio importante questo dell'amicizia fra due... È importantissimo il punto che è stato uno dei temi centrali della cinematografia dell'anno scorso. Vi ricordate Quasi Amici, che film incredibile, ti fa veramente sentire che abbiamo bisogno di questa cosa. Forse la competizione che c'è tra gli uomini fa sì che non ci si affili più di tanto. Qui invece la cosa è stata molto, molto semplice. Devo dire che per affinità anche di età, io e Nicolas abbiamo lo stesso background, ci piacciono le stesse cose, musiche diverse voglio dire, ma più o meno quelle cose lì, e quindi siamo entrati abbastanza in sintonia da subito. Abbiamo lavorato, ci siamo detti a servizio della storia, ognuno aveva il suo mondo, potevamo intervenire anche un po' così nel copione, il regista ci ha ascoltato e quindi ha avuto fiducia in noi, Matteo Vicino, è stato un amico anche lui e siamo andati avanti. Senza paura appunto di sembrare cose che poi alla fine non siamo, siamo buttati a 100 all'ora, facciamo due amici che devono simulare in una settimana che sono una coppia gay, devono far credere tutti, la commissione che li giudicherà per avere i fondi e poter aprire una teglia di moda, le famiglie, tutti devono credere a questa cosa, ma non sono due attori tipo Pacino e De Niro, sono due persone normali che devono fare in una settimana, non so, per dire, in mente, se vuoi fare il calzolaio in una settimana, ti documenti su internet, cerchi di capire le quattro cose, le fai e noi su questa cosa giochiamo. La cosa bella che mi piace ribadire è che noi scimmiottiamo e raccontiamo gli stereotipi dei gay, non li prendiamo in giro, noi, come dire, ridiamo di quella cosa perché sono parte del nostro paese, del nostro, di noi, cioè noi ci sentiamo assolutamente, come dire, tutti una stessa comunità, no? Quindi chiaramente quando andiamo a raccontare queste cose, questo film, noi diciamo ok, cosa faremmo se dovessimo simulare, scimmiottare, convincere in 7 giorni? In fondo siamo due truffatori e neanche dei più intelligenti, voglio dire, non è che siamo Lupin Terzo e Jigen, ecco, siamo due pirla fondamentalmente, uno più dell'altro. Questo Paola comunque è una commedia che fa ridere, sì, però toccando dei temi comunque importanti, sì. È un riso amaro, perché comunque due persone che sono costrette a truffare per realizzare i propri sogni, sì. Scalorisce una riflessione su quanto questo possa essere grave in una società comunque. Beh, come vedi, il fine giustifica i mezzi? Secondo me no. E anzi, vedrete che insomma non tutte le ciambelle poi alla fine, no? Escono col buco. O comunque, in ogni caso, anche se tu raggiungi il successo, ma ti sei svenduto l'anima, o hai fatto un grandissimo casino per ottenerlo, è poi quella cosa che veramente ti sei conquistato. Un altro tema è, puoi conquistarti solo col talento qualcosa in Italia in questo momento? Il film ride di questa cosa, ma ti mette di fronte a questa domanda. Forse no. Però lì c'è veramente il bivio. Faresti di tutto e di più o no? Noi non solo facciamo di tutto e di più, ma veramente ci inventiamo due identità che non esistono, ma un'altra vita. Credo che faccia molto ridere questo, perché è un film che, per esempio, ha fatto ridere molto le donne che erano convinte di dire una cosa e invece ne hanno vista un'altra, proprio perché hanno detto, oddio, ma quei due che quanto sono idioti, cosa riescono a combinare in così poco tempo? Non è che il film è credibile o non credibile, è non incredibile, non si può credere. E per quanto riguarda i tuoi progetti futuri? Io tra due sere, a venerdì, debutto ad Alba con uno spettacolo su Beppe Fenoglio che ho scritto e diretto e interpretato, io e Elisa Galvagno, che è una mia compagna di scuola con cui lavoro insieme al teatro, e quindi vi aspetto, se volete. Uscirà poi più avanti anche Romeo e Giulietta, televisivo,
per il fatto della Lux, per Mediaset. Io sono uno dei personaggi, è un progetto Spagna, Italia, Germania, quindi vedi, cerchiamo di fare anche una cosa europea. Mercuzio è tedesco, ma, Romeo è spagnolo e la Mastronardi sarà la nostra Giulietta. Un'ultima domanda riguardo alla dichiarazione che è stata fatta in conferenza stampa sui cervelli, che non è che fuggono, sì, ma vengono cacciati. Sì. E, insomma, il film non è che lascia molta speranza. Secondo te c'è speranza per un giovane che vuole costruirsi il futuro in Italia, soprattutto per chi lavora nel mondo del cinema? Il film ti racconta cosa succedeva fino a ieri e come l'italiano si arrabatta fino all'ultimo pur di riuscire. In questi giorni abbiamo la possibilità di cambiare l'Italia. Sta cambiando l'Italia, in ogni caso. Per quello che sta succedendo io seguo, spero che ci sia la possibilità, è vero, anche noi attori, anche noi attori abbiamo paura, o voi giornalisti, chiunque, la gente che ci ascolta, abbiamo paura, dobbiamo andare all'estero per fare il nostro mestiere, c'è una ragazza spagnola che è venuta a abitare a casa mia, perché? Perché sta cercando lavoro in Italia. Allora, come possiamo fare? Non è facile. Io penso a questo punto, noi artisti, la trasparenza un po' come dire, abbiamo fatto un mestiere, dobbiamo riuscire a fare sì che ci sia da tutte le parti. E poi dica il migliore, ma ci sia anche qualcuno che ti dà una mano. Non è facile, io non dico che succederà tra 2 anni cosa, però se noi non facciamo adesso questa cosa, bisogna restare per provarci, per secondo cambiare. Me sì, secondo me sì. Poi vuoi dirla tutta, vuoi farti anche qualche mese all'estero, ormai puoi, hai la possibilità, hai la lingua, fatelo come esperienza. Però io sto lottando per rimanere qui, perché qui si alzi, perché ci sia un po' di qualità, ma io non è che dico la qualità, dico io cerco di dare i miei momenti di qualità all'interno del lavoro che faccio. Questo un po' ha funzionato, perché anch'io potevo rimanere a casa. Insomma, abbiamo anche un passato piuttosto illustre, soprattutto nel mondo del cinema. Avevamo, sì, però il presente non è illustrissimo, ma bisogna darsi da fare. Ok, grazie mille e in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo.